Vi faccio vedere come realizzare il mio bellissimo Bactus. guardate qua tutto colorato l'autun sunset veramente molto bello io l'ho realizzato con una sola cake di aurora della mistrico filati e vi dico la sua composizione allora la cake Aurora è un 63% acridico, 37% lana una cake è da 150 grammi per 600 metri uncinetto 3, 3,5 io vi dico già che l'ho lavorato con un uncinetto numero 4 guardate che bella che è eh, questo, che, bel, che bella colorazione ha questa uh, cake parte da questo bellissimo giallo intensissimo passando per l'arancione arriva a ah, un bellissimo eh, sembra quasi viola rosa è un po un colore indefinibile ma vi assicuro che è la, la, la colorazione proprio della, del cielo in autunno quindi il tramonto veramente molto molto bello guardate eh, l'effetto è questo veramente bellissimo quindi ora eh, ovviamente il filato lo trovate da eh, un filo di passione dall'amico alessandro vi lascerò comunque sotto in descrizione sia il link dello shop che il link diretto al filato ovviamente noi ora lo andremo a realizzare eh, a campione quindi con un altro eh, filato qualsiasi vi dico che comunque ripeto io ho usato una sola eh, cake di aurora e eh, un uncinetto numero 4 benissimo passiamo direttamente al tutorial allora per iniziare partiamo con un anellino magico ecco qui e su questo anellino magico andiamo a fare una 2 3 4 catenelle stringiamo un attimino ecco l'anellino è sempre all'interno del nostro anellino magico carichiamo e andiamo a fare altre tre maglie alte una, due, tre maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte quindi una 2. Eh, che ecco qua mi sono incastrata e 3 maglie alte, una catenella, e di nuovo una maglia alta, quindi fatto il nostro primo giro, andiamo a stringere il nostro magico tirando la codina adesso io mi posiziono il gomitolo dove non mi dà fastidio perché lì mi dava fastidio ecco qua quindi abbiamo fatto il primo giro ora procediamo con il secondo giro di nuovo 3 maglie alte 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta una catenella voltiamo il lavoro vediamo se metto a fuoco perché ogni tanto va fuori fuoco ecco il mio, la mia videocamera nel primo forellino, questo qui, vediamo, avvicino anche così, ecco qua, avvicino e mi metto vicino. Nel primo forellino vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre maglie alte. Quindi sto facendo semplicemente un triangolino granny, una catenella, vado nell'angolo centrale, quindi in questo forellino centrale, e vado a fare tre maglie alte una due tre maglie alte due catenelle e tre maglie alte una due e tre maglie alte una catenella Vedete, abbiamo il modulo granny e poi abbiamo questa uh, maglia separata da una catenella. Noi andiamo proprio nel foro che c'è tra il modulo uh, da 3 e la, la maglia alta singola. E ci infiliamo proprio lì facendo altre tre maglie alte. 2 Questo uncinetto mi tira il filo. E 3 Una catenella. E nuovamente, sempre nello stesso foro, una maglia alta vedete stiamo facendo semplicemente il nostro triangolino granny ora facciamo un altro giro insieme di nuovo 3 catenelle un'altra catenella che è quella che creerà poi il forellino tra la maglia singola e il gruppo da 3 maglie alte carichiamo e proprio in questo foro sottostante andiamo a fare altre 3 maglie alte 2 e 3 una catenella saltiamo il modulo da 3 questo entriamo nel prossimo foro con 3 maglie alte quindi una due e 3 una catenella per scavalcare il modulo da 3 sottostanti entriamo nell'angolo facendo 3 maglie alte una 2 e 3 maglie alte 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte sempre nello stesso foro perché siamo nell'angolo si creerà l'angolo centrale in questo modo di nuovo una catenella saltiamo il modulo da 3 entriamo nel prossimo foro con 3 maglie alte 1 2 3. Una catenella, quindi di nuovo entriamo tra le tre maglie alte e la ehm, maglia singola separata dalla catenella, quindi facendo una, due, tre maglie alte, una catenella e di nuovo una maglia alta. Siamo arrivati a Scusate che tiro, questo punto vedete? Ecco qua, vediamo se mi mette a fuoco il lavoro, ci mette un pochino ma ce la facciamo. Eh? Ecco qua, vedete, siamo a questo punto. Nel mio lavoro originale, io questo giro che abbiamo appena visto l'ho ripetuto per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 giri, dopodiché ho variato iniziando col punto archetti in questo modo, quindi ho fatto 3 catenelle più una, entriamo sempre nello stesso forellino di separazione e facciamo 3 maglie alte 2 e 3 maglie alte, dopodiché ho fatto una, due, tre, quattro cinque catenelle, una maglia bassa nel prossimo foro. Una, due, tre, quattro, cinque catenelle, una maglia bassa nel prossimo foro. Una, due, tre, quattro, cinque catenelle. Carico e nell'angolo faccio l'angolo normalmente, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo 1, 2, 3 maglie alte e abbiamo fatto il nostro angolo. Ora di nuovo 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 e 5. Prossimo foro, una maglia bassa 5 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5. Prossimo foro, una maglia bassa di nuovo: 1, 2, 3, 4, 5 catenelle perché nella uh, passate le tre maglie alte quindi nel forellino che c'è tra le tre maglie alte e la maglia alta singola vado a fare di nuovo 3 maglie alte una 2 3 maglie alte una catenella e di nuovo una maglia alta in questo modo vedete abbiamo creato il nostro giro ad archetti ora procediamo in questo modo di nuovo 1 2 3 catenelle una quarta carichiamo e nella separazione tra la maglia singola e il gruppo da 3 andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte quindi 2 e 3 maglie alte 1 2 3 5 catenelle nel prossimo archetto una maglia bassa di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle prossimo archetto maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle prossimo archetto maglia bassa 1 2 3 5 catenelle carichiamo e nell'angolo facciamo l'angolo quindi 3 maglie alte 1 2 3 maglie alte 2 catenelle e sempre nello stesso foro altre 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 quindi di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle prossimo archetto una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle prossimo archetto una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle prossimo archetto una maglia bassa Di nuovo 1 2 3 4, 5 catenelle siamo arrivati all'angolino uh, questo qui laterale quindi carico all'aumento laterale scusate entro nella uh, tra le tre maglie alte e la maglia alta singola vado a fare le mie 3 maglie alte quindi 2 3 maglie alte una catenella e di nuovo una maglia alta Vedete, abbiamo costruito eh, il motivo ad archetti sul motivo granny. Nel mio modello originale, io ho fatto 8 giri ad archetti prima di ricreare il motivo granny, arrivato a dover ricreare appunto il mio motivo granny. Non faccio altro che, allora, 1, 2, 3, 4 catenelle, volto, faccio il mio primo modulo granny sempre nella separazione tra una maglia singola e il blocco da 3, quindi in questo modo, una catenella, entro nel primo archetto che incontro, caricando ovviamente, vado a fare il mio modulo granny normalmente, quindi carico e vado a fare... Una, due e tre maglie alte, una catenella, prossimo archetto di nuovo modulo da 3 granny una, due e tre maglie alte, di nuovo una catenella, prossimo archetto, di nuovo uno, due e tre. Maglie alte una catenella prossimo archetto una 2 3 maglie alte, catenella nell'angolo facciamo l'angolo normalmente quindi una 2-3 maglie alte, 2 catenelle, e di nuovo sempre nell'angolo. 3 maglie alte quindi una, 2 3 maglie alte, una catenella, prossimo archetto 3 maglie alte, una, due, tre maglie alte, una catenella prossimo archetto, una, 2. 3 maglie alte, una catenella, prossimo archetto, una 2 3 maglie alte, una catenella, prossimo archetto, una 2 3 maglie alte una catenella, sempre nella catenella che c'è tra le tre maglie alte e la maglia singola. Andiamo a fare una, due, tre maglie alte, una catenella e nuovamente una maglia alta. Come vedete, abbiamo semplicemente ricreato il modulo granny sugli archetti. Quindi andiamo a fare eh, di nuovo il granny per, quindi quattro giri di eh, nuovamente punto granny, dopodiché vi faccio vedere la eh, variazione. Quindi fatti i giri che vi ho appena detto, e certamente sono anche a vostro piacere, ma se volete lo stesso risultato io vi dico i numeri di giri che ho fatto io, andiamo a fare questa piccola variazione, quindi andiamo a fare 1, 2, 3, le solite 4 catenelle per iniziare, voltiamo, sempre il primo modulino granny nello spazietto che c'è tra la maglia singola e il, il gruppo da 3, facciamo eh, nessuna catenella di separazione entriamo direttamente nel prossimo eh, foro eh, del punto granny e andiamo a fare una due tre maglie alte una catenella e tre maglie alte quindi andiamo a fare praticamente eh, come eh, ciò che facciamo nell'angolo con la sola differenza che c'è una sola catenella eh, di separazione. Fatto questo, saltiamo direttamente nel prossimo spazietto e andiamo a fare di nuovo una 2 3 maglie alte, una catenella e di nuovo una 2 e 3 maglie alte di nuovo prossimo spazietto 1 2 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte quindi 2 scusate ogni tanto perdo il fuoco non so per quale motivo e tre maglie alte, di nuovo prossimo spazietto, una. 2. 3 maglie alte, una catenella. E tre maglie alte. Quindi. Prossimo spazietto di nuovo. 3 maglie alte. Vediamo se sono a fuoco, ogni veramente, ogni tanto lo perdo e mi infastidisce alquanto. Una catenella e tre maglie alte. Una, 2 3 Entriamo direttamente nel nostro angolo con una: 2-3 maglie alte 2 catenelle. Ricordate nell'angolo, sempre 2 catenelle, e 3 maglie alte, quindi di nuovo una, 2, e 3 maglie alte. Di nuovo discendiamo quindi prossimo foro 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte quindi facciamo così fino al termine del nostro giro questo è il risultato che abbiamo ottenuto quindi al termine di questo giro. Ora ve lo faccio vedere sull'originale. Quindi vedete, sull'originale abbiamo fatto noi questo giro. Vediamo se riesco ad avvicinare in modo che voi riusciate a vedere proprio il giro. Vedete questo qua. Questo qui composto da, ecco qua, questi. Um, ventaglietti ora dobbiamo andare a fare altri 1 2 3 4 5 6 7 giri di archetti e vediamo subito come agganciare gli archetti su questo uh, su questi ventaglietti vi faccio vedere subitissimo quindi per ricostruire i ventaglietti scusate gli archetti sui ventaglietti, non facciamo altro che di nuovo sempre gli aumenti laterali, quindi le 4 catenelle. Quindi ricominciamo con 4 catenelle. Voltiamo il lavoro, facciamo sempre il modulo da 3 granni come aumento laterale, quindi le 3 maglie alte, dopodiché, facciamo le 5 catenelle 1, 2, 3. 4-5 catenelle e ci agganciamo tra i due moduli, quindi qua in mezzo tra il modulo da 3 e il ventaglietto, qui in mezzo facciamo una maglia bassa 5 catenelle 1-2-3-4-5 e ci agganciamo al centro del ventaglietto dove abbiamo fatto la catenella. Quindi qui facciamo la maglia bassa di nuovo 1 2 3 4 5 di nuovo tra i due moduli facciamo la maglia bassa. 1 2 3 4 5 catenelle al centro del ventaglietto nello spazio di una catenella maglia bassa. Di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle entriamo, scusate, ho sbagliato, devo entrare tra i due moduli con una maglia bassa. 1 2 3 4 5 catenelle al centro del ventaglietto maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle tra i due moduli maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle al centro del ventaglietto maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle tra i due moduli maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle al centro del ventaglietto maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle scusate eh? faccio l'ultima perché mi si è incastrata ecco qua l'ultima 5 tra i due moduli maglia bassa ora 1 2 3 4 5 sono arrivata all'angolo carico e faccio normalmente il mio angolo quindi 3 maglie alte 2 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 maglie alte 1 2 3 4 5 catenelle di nuovo lo spazietto che c'è tra i due moduli vado a fare la maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle al centro del ventaglietto nello spazietto che abbiamo creato con la catenella maglia bassa di nuovo 1 2 3 5 catenelle nello, cioè, nello spazietto scusatemi tra i due moduli andiamo a fare la maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle al centro dell'archetto maglia bassa 5 catenelle tra i due moduli maglia bassa di nuovo 5 catenelle al centro dell'archetto della scusate ventaglietto, ogni tanto mi confondo, maglia bassa. 3 4 5 tra i nuovi moduli maglia bassa. 1 2 3 4 5 centro del ventaglio maglia bassa. 1 2 3 4 5 tra due moduli maglia bassa. 1 2 3 4 5 Maglia bassa al centro del ventaglio: 4-5 maglia bassa tra i moduli: 1, 2, 3, 4, 5. Carichiamo sempre tra il gruppo da 3, la maglia singola. Mettiamo 3 maglie alte, una catenella e una maglia alta. Vedete. Siamo qui, risulta un po' ecco, vedete un po' che arriccia, ma non vi preoccupate, non arriccerà a lungo, <ride> piano piano si apre. Quindi vedete poi l'originale, non arriccia moltissimo. Quindi vado a fare altri uh, due giri, effettivamente va un po' tirato. Eh? Ecco così, poi, dopo piano piano si allarga. Vado a fare altri eh, due o tre. Voi sapete, questo è un campione. Vado a fare altri due o tre giri di ehm, punto archetti, così da farvi vedere poi il passaggio dal punto archetti al prossimo punto. Quindi, passati nuovamente agli archetti, dobbiamo fare uno, due, tre. 4 5 6 7 8 no 7 scusate giri di archetti dopodiché dobbiamo fare altri 1 2 3 4 5 giri ehm, di nuovo appunto granny segnateveli questi giri perché se no si sfasa tutto il disegno quindi Adesso vi ripeto arrivati fino a lì, dobbiamo fare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giri a punto granny più 2 4 6 8 giri ad archetti più di nuovo 5 scusate 4 1 2 3 4 giri a punto granny più la variazione quindi il punto a conchigliette dopodiché 1 2 3 4 5 6 7 di nuovo giri ad archetti di nuovo 1 2 3 4 5 Giri appunto granny ed ora vi faccio vedere come ci congiungiamo con questo ehm, nuovo punto. Che non è né archetti né granny, è il punto che io ho usato anche per fare il mio poncio sportivo. La mia amelie e il punto è sempre quello. A me piace moltissimo, e ho voluto eh, metterlo anche qui. Adesso vediamo subito insieme come collegare, passare quindi dal punto granny al punto chiamiamolo fiorellini fatti i nostri giri di punto granny passiamo al punto che io chiamo punto fiorellini in realtà non si chiama così sappiatelo, lo chiamo io in questo modo ma è un semplice punto fantasia quindi eh, ci alziamo con 3 catenelle che saranno la nostra prima Maglia alta, 3 catenelle di separazione, dopodiché carichiamo e nello stesso punto dal quale siamo, abbiamo alzato le 3 eh, catenelle per fare la maglia alta entriamo e facciamo un punto V. Una catenella di separazione, nel foro tra i eh, punti eh, granny sottostanti andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 una catenella di separazione di nuovo prossimo foro del granny entriamo e facciamo un altro punto v quindi maglia alta 3 catenelle maglia alta nuovamente una catenella prossimo foro 3 maglie alte quindi dobbiamo alternare sempre un punto v al modulo da 3 chi ha fatto già la maglia meli conosce questo punto quindi di nuovo una catenella di separazione prossimo foro granny di nuovo una maglia alta 3 catenelle una maglia alta di nuovo una catenella prossimo foro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella prossimo foro di nuovo punto v quindi una maglia alta 3 catenelle una maglia alta di nuovo una catenella di separazione prossimo foro 3 maglie alte 2 3 di nuovo catenella prossimo foro punto v una maglia alta 3 catenelle una maglia alta una catenella di separazione prossimo foro 3 maglie alte 1 2 maglie alte una catenella prossimo foro punto v quindi maglia alta 3 catenelle maglia alta sempre nello stesso foro di nuovo una catenella di separazione di nuovo 1 2 3 maglie alte una catenella di separazione di nuovo punto v quindi una maglia alta 3 catenelle una maglia alta, una catenella, di nuovo tre maglie alte nel prossimo foro, una, due e tre, una catenella, di nuovo scusate mi si è spostata la camera, ora siamo arrivati in prossimità, vedete questo è l'angolo e non abbiamo sufficienti fori per poter, Ricreare il motivo, quindi cosa facciamo? Facciamo comunque la nostra catenella di separazione carichiamo per fare il punto B, ma invece di farlo in questo spazio, lo facciamo nella seconda delle tre maglie del modulo sottostante. Quindi andiamo e facciamo una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta sulla maglia centrale, vedete, qui del, di questo modulino sotto. Una catenella, ed ora eh, le tre maglie alte le vado a posizionare dove eh, nel prossimo foro, quindi andiamo a fare le tre maglie alte, in questo modo abbiamo eh, recuperato un modulo che noi in realtà non avevamo perché eh, hanno multipli diversi questi due punti, quindi non ci saremmo ritrovati con eh, il disegno. Una catenella, l'angolo e lo facciamo proprio, eh, facciamo due punti V, quindi un doppio punto V. Vado a fare la maglia alta, 3 catenelle, la maglia alta, 3 catenelle, la maglia alta. Quindi vedete, eh, ovviamente per chi ha già fatto questo punto sa di cosa sto parlando, è un doppio punto V. Una catenella di nuovo in questo spazio, quindi nel prossimo spazio, vado a fare 3 maglie alte quindi una, due e tre. Ora, siccome dobbiamo lavorare in maniera speculare, facciamo una catenella di nuovo sulla eh, seconda maglia. Quindi quella centrale del modulo che ci ritroviamo. Andiamo a fare il punto B, quindi maglia alta 3 catenelle, maglia alta una catenella quindi adesso nel prossimo forellino ricominciamo normalmente quindi adesso di nuovo eh, il modulo da 3 la catenella prossimo foro punto v catenella prossimo foro modulo da 3 quindi facciamo così ovviamente fino a tornare ehm, nel nostro ehm, come si dice angolino arrivati in fondo al giro eh, qui nello spazietto appunto tra le tre maglie lo spazietto e la maglia singola fatta la catenella andiamo a posizionare il nostro ultimo punto v quindi maglia alta 3 catenelle maglia alta quindi andiamo a fare il secondo giro che compone eh, il nostro punto fiorellini in questo modo. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, voltiamo il lavoro e ora all'interno del nostro punto V andiamo a fare 7 maglie alte, quindi per un totale di 8 con quella appena fatta lateralmente. Quindi andiamo a fare una, due. 3, 4, 5, 6, 7. Una catenella di separazione, carichiamo sulla maglia centrale del modulo da 3 sottostante, quindi saltiamo una maglia in quella centrale andiamo a fare una maglia alta. Una catenella di separazione nel prossimo punto V, altre 7 maglie alte una due tre quattro cinque sei sette catenella di separazione maglia centrale del blocco da tre sottostante una maglia alta catenella prossimo Punto v di nuovo sette maglie alte e così fino ad arrivare al nostro angolo, arrivati quindi al nostro angolo. Vedete, abbiamo la maglia singola. Facciamo la catenella di separazione. E ora entriamo nel primo del do, mh, dei due fori creati dal doppio punto. V e facciamo 7 maglie alte: una, due. 3 4 Scusate ho tirato un filo e eh? torno indietro un pezzettino 2 3 4 5 6 7 una maglia alta sulla maglia centrale quindi al centro quindi sulla maglia sottostante altra quella qui c'è al centro io mi impapero ma voi avete capito dopodiché le altre sette maglie alte all'interno dell'altra metà del punto v per un totale di sette maglie in un punto v sette maglie nell'altro e uno centrale cioè 15 maglie alte sono 4 5 6 e 7. Una catenella, di nuovo sulla maglia centrale del modulo da 3 sottostante andiamo a fare la maglia alta. Una catenella e nuovamente ripartiamo facendo sempre 7 maglie alte in ogni punto V e una maglia singola sul modulo da 3. Quindi questo fino a discendere di nuovo fino alla punta laterale e lì noi ci rivediamo. Ed infatti eccoci arrivati all'angolo, quindi abbiamo fatto il punto B, la catenella di separazione, contiamo le prime due maglie del ventaglio. Dalla terza facciamo 3 maglie alte, 1 2 tre maglie alte, una catenella di separazione. Aspettate mi sono incagliata saltiamo due maglie ci troviamo esattamente vedete in prossimità di quella centrale e lo vediamo perché c'è quella sotto sopra appunto la centrale quindi l'ottava maglia per intenderci entriamo con una maglia alta 3 catenelle sulla stessa maglia facciamo un'altra maglia alta 3 catenelle di nuovo sulla stessa maglia di nuovo una maglia alta una catenella di separazione, carichiamo il filo, saltiamo due maglie alte del ventaglio sottostante e dalla terza maglia per tre maglie facciamo una maglia alta in questo modo. Dopodiché ricominciamo a discendere dalla punta con lo stesso procedimento fatto finora. Quindi, carichiamo sulla maglia alta singola, andiamo a fare il nostro punto V e così dicendo per tutti i punti a scendere io questo punto l'ho fatto me li sono segnati tutti per 8 giri cioè 4 ripetizioni intere perché sapete che questo punto si ripete, in questo punto si ripete sempre il primo e il secondo giro quindi quello fatto dai punti V e i moduli, moduli da 3 e quello fatto dai ventagli e maglia alta singola, quindi sono otto giri per un totale di quattro eh, sequenze, quattro ripetizioni del disegno. Dopodiché ho ripreso di nuovo con il punto archetti per altri quattro giri e poi ho concluso con altri due giri di questo punto. Adesso vi faccio vedere come si attacca su questo punto il punto archetti. Perché eh, è l'ultima variante, dopodiché vi ho fatto vedere come si costruiscono tutti i punti e quindi direi che eh, sapete tranquillamente andare avanti con lo scialle da soli. Ma adesso scendo dall'altro lato, eh, costruisco l'ultima sequenza prima di costruire gli archetti, poi gli archetti qui sopra li costruiamo insieme. Finito anche questo giro, adesso vi faccio vedere come si costruisce il punto archetti su questo giro. C'è una piccola variazione. Allora, voi vedete che a inizio scialle, ve lo faccio vedere dall'originale, noi abbiamo, ecco qua, vi metto qua l'originale così lo vedete, abbiamo iniziato lasciando gli angoli tutti a punto grenni. Da questo momento in poi gli angoli verranno lasciati tutti con questo punto. Quindi, anche se noi andiamo a fare... Eh, il punto um, archetti l'angolo rimarrà questo quindi vedete eh, non cambierà l'angolo, quindi non torneremo facendo il punto archetti a fare l'angolo del punto granny. No, abbiamo cambiato passando al punto. Um, Orellini, quindi questo punto fantasia e fino al termine dello scialle, anche se passiamo da questo punto fantasia al punto archetti, noi l'angolo lo faremo nel medesimo modo. Quindi sempre con il punto fantasia usato fino ad ora. A voi sembrerà che arriccia, però in fase di bloccaggio, poi tirando, quindi aprendo bene la rete, non vedete che non a riccia rimane bello pulito bello dritto lineare quindi non vi preoccupate mentre lo lavorate sembrerà che rimane tutto ondulato quando poi andate a bloccarlo state tranquilli che nel momento in cui si apre la rete eh, il punto non risulterà più così riccio quindi ora vi faccio vedere come si costruisce eh, il punto a rete sul punto fantasia quindi siccome vi ho detto che gli angoli rimarranno col punto fantasia ovviamente anche gli angolini di partenza rimangono al punto fantasia quindi siccome adesso ho fatto il giro con i ventaglietti ora vado a fare il punto v quindi vado a fare 3 catenelle più 3 catenelle quindi 6 catenelle volto il lavoro e nella, nella primissima quindi esattamente da dove sono partita facendo le catenelle vado a fare una maglia alta cioè il mio punto v quindi adesso facciamo una 2 3 4 5 catenelle e ci andiamo a posizionare al centro di quello che è il ventaglietto quindi sulla quarta maglia quindi 1 2 3 e 4 sulla quarta maglia puntiamo la nostra maglia bassa di nuovo 5 catenelle di nuovo qua invece di fare il punto v ci fermiamo con la maglia bassa abbiamo già fatto vedete tira un pochino al prossimo sale quindi 5 catenelle 2 3 4 e 5 di nuovo sulla quarta maglia quindi contiamo 1 2 3 sulla quarta maglia del nostro ventaglio ci fermiamo con la maglia bassa di nuovo 1 2 3 4 5 catenelle di nuovo sulla maglia singola sottostante maglia bassa 1 2 3 4 5 di nuovo al centro sulla quarta maglia maglia bassa 1 2 3 4 5 maglia alta maglia bassa 1 2 3 4 5 di nuovo sulla quarta maglia bassa 1 2 3 4 5 di nuovo sulla maglia alta la maglia bassa e andiamo avanti così quindi fino al nostro angolo adesso arrivo lì che ve lo faccio vedere 3 4 e 5 di nuovo sulla maglia alta mettiamo la maglia bassa 1 2 3 4 5 di nuovo sulla quarta maglia quindi 1, 2, 3, 4 ci posizioniamo con la maglia bassa 2, 3, 4, 5. So che divento peturante con questo contare. Ma se vi entra bene in testa il meccanismo, potete farlo all'infinito quindi vi ripeto sempre. Eh, insomma quello che è la, la sequenza questo scialle sembra, sembra complicato perché ha molti cambi molte variazioni molti punti messi su altri punti eh, di fatto i punti sono tre però vengono alternati in modo che ogni volta si parte in modo diverso se si capisce bene il meccanismo vi assicuro che si va come un treno 2 3 tre, 4 e 5. Eh, poi vi dirò il numero di giri totali che ho fatto io e vi dico: potete variare i giri facendone di più, non di meno. E adesso, al termine del lavoro, vi farò anche vedere il perché. Allora, siamo arrivati all'angolo centrale, quindi saltiamo 1, 2, 3, saltiamo sulla quarta normalmente come abbiamo fatto fino adesso. Quindi 1 2 3 4 5 catenelle sulla maglia centrale. Quindi saltiamo di nuovo 1 2 3 4. Quindi sulla quarta, invece di fermarci con la maglia bassa, carichiamo e andiamo a fare il doppio punto B perché l'angolo lo facciamo esattamente come fatto finora. Quindi una maglia alta 3 catenelle nella stessa maglia sottostante, una maglia alta 3 catenelle sulla stessa maglia sottostante. Una maglia alta di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Quindi saltiamo 1, 2, 3, 4 sulla quarta maglia. Per l'appunto una maglia bassa. Vedete, abbiamo uh, costruito il punto archetti sul punto fiorato. Adesso semplicemente io ne faccio ancora una e torno indietro subito per farvi vedere. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. In questo modo, eh, e quindi costruiremo come fatto di qua. Vedete eh, il punto V sull'ultima maglia. Proseguiamo sempre come fatto finora. Il punto V sull'ultima maglia. Costruito il punto V sull'ultima maglia, io adesso torno indietro direttamente così ve lo faccio vedere subitissimo. Allora, eh, sono qui. Quindi adesso vabbè, io faccio direttamente un 2, 3, 4 e 5, torno indietro, vedete, e vado ad agganciarmi agli archetti di nuovo un 2, 3, 4 e 5, e mi aggancio all'archetto prima del punto V, dopodiché eh, faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro nel primo punto V e vado a fare semplicemente le 7 maglie alte per fare il ventaglio quindi 2 3 mi sono incastrata 4 <ride> 5 sto andando più veloce perché rischio che questo video venga lunghissimo 6 7 l'ottava si fa sulla maglia centrale e di nuovo 7 Maglie nell'altra metà di angolo, in questo modo quindi 3, 4, 5, 6 e 7 e si prosegue così a discendere dall'altra parte. Quando arriveremo? Adesso vi faccio vedere proprio l'ultimissimo passaggio dopodiché lo scialle è finito. Adesso io scendo ancora un pezzettino, non lo faccio tutto così a brevio i tempi e vi faccio vedere, anzi guardate, facciamolo insieme 1 2 3 4 e 5, perché veramente questo video rischia veramente di diventare lunghissimo. 1 2 3 4 e 5, però purtroppo questo scialle ha molte varianti. 2 3 4 e 5 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi, vediamo quanto mi manca ancora, è lunghissimo. Allora, stop un attimo, ragazzi, vado avanti da sola e poi continuiamo insieme. Sono arrivata alla fine e ho concluso. Adesso vi faccio vedere come... Allora, vi dico già che il punto archetti lo dovete ripetere per 4 giri. Potete aumentarli, ma mi raccomando, i giri non diminuiteli. Quindi io al termine di questo video vi dico quanti giri ho fatto di ogni sequenza di punto. Potete aumentarli, ma non potete diminuirli. Quindi se io ho iniziato con 10 giri di punto granny, voi potete farne 12, 15, 20, ma non 9. Perché guardate cosa succede se ne fate di meno. Guardate lo scialle accartoccia questo si accartoccia perché ovviamente è un, è un campione quindi ho dovuto fare meno giri vedete che l'originale non accartoccia eh, perché mh, ci vogliono un certo numero di aumenti per smaltire un certo numero di giri per smaltire quelli che sono gli aumenti se noi facciamo troppi aumenti in pochi giri rischiamo veramente che lo scialle venga così accartocciato quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo fare possiamo aumentare il numero di giri ma non possiamo diminuirlo questo è accartocciato perché ovviamente quindi detto questo ripeto al termine della, del video vi dico quanti giri ho fatto di tutti quindi facciamo un breve repilogo adesso vi faccio vedere come si ricostruisce sul punto archetti il punto fantasia quindi partiamo con fare 3 catenelle più altre tre che servono per costruire il nostro punto v, voltiamo il lavoro nella stessa, entriamo con una maglia alta per concludere il nostro punto v, una catenella di separazione, saltiamo 2, 1, 2 eh, maglie sottostanti sulla terza. Quindi dalla terza inizio a fare di nuovo il modulo da 3, quindi nella terza una maglia alta, nella quarta una maglia alta, nella quinta una maglia alta. Allora, ecco qua. Dopodiché di nuovo la catenella di separazione. Il prossimo punto B lo mettiamo all'interno dell'archetto, quindi una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta una catenella nel prossimo archetto 3 maglie alte quindi vedete veramente semplicissimo e andate avanti così in pratica per tutto il giro quindi una catenella prossimo archetto maglia alta 3 catenelle maglia alta catenella di separazione prossimo archetto eh, una Maglia alta 2 maglie alte 3 maglie alte perché dobbiamo fare il modulo da 3 di nuovo la catenella vedete il risultato è questo quindi nel prossimo giro continueremo col punto normalmente quindi sopra al punto vi metteremo le sette maglie alte al centro del nostro eh, modulo da 3 metteremo la maglia singola quindi come fatto finora L'angolo si costruisce nel medesimo modo. Io arrivo all'angolo in questo modo, l'ultimo punto V lo costruisco qua dentro, salto le due maglie alte, faccio le mie, il mio modulo da tre e l'angolo lo costruisco come costruito finora. Quindi l'unica cosa che dovevo far vedere in più era proprio come si ricostruiva il punto sul punto ehm, archetto. Ora io prendo di nuovo l'originale perché siamo arrivati alla fine di questo video interminabile. Io vi chiedo scusa, ma questo scialle richiede veramente uh, una, una lavorazione, un continuo cambio di punto, quindi non potevo non spiegarvelo per filo e per segno perché rischiavate di uh, poi ritrovarvi con una cosa che non era proprio quella che avevo fatto io. Quindi adesso io prendo il mio bel foglietto. E vi dico che... Allora, sono partita con 10 ehm, giri di punto granny, 8 giri di punto archetti, 4 giri di punto granny, Un giro di conchiglie, che è questo giro qua, 7 di nuovo giri di archetti, 5 giri di punto granny, 8 giri di eh, punto fantasia per un totale di 4 sequenze. 4 giri di archetti e di nuovo due giri per terminare, vedete io ho terminato con eh, due giri di punto fantasia. Quindi, il, semplicemente il primo e il secondo giro del punto fantasia, non ho proseguito oltre. Vi dico anche che il totale è di 49 giri e che da eh, quindi dal giro di Uh, quindi siamo dal giro di uh, fantasia in poi, l'angolo sarà variato: quindi, non sarà più l'angolo appunto granny, ma sarà l'angolo appunto fantasia, così sulla punta come sui laterali. Vedete, io vi faccio vedere: vedete che non curva il mio scialle, uh, è perfettamente dritto. Perché non curva? Perché ho superato il numero di giri che mi permetteva di non farlo curvare. Quindi sarò ripetitiva, ma mi raccomando, non scendete sotto. Questo numero di giri, quindi se io di punto ne ho fatti 10, voi potete farne 11, 20, anche 50, ma non 8 o 9 perché rischiate che lo scialle, quindi la parte lunga dello scialle si curvi come sul mio campione. Vedete il mio campione, eh, adesso ve lo faccio vedere, vedete che curva perché io ovviamente vi ho fatto un campioncino per farvi vedere la sequenza dei punti come si montano i punti come si cambiano i punti ecco però non ho seguito il numero giusto vedete questo che è perfettamente dritto non curva minimamente vedete anche sugli angoli non curva minimamente lo scialle rimane dritto perfettamente dritto non arriccia vedete non arriccia per nulla lo scialle rimane dritto perché sono stata sopra un certo numero di giri. Se per ogni sequenza fate o lo stesso numero di giri oppure eh, quindi per ogni disegno, per ogni fantasia fate lo stesso numero di giri o di più, non incappate nel problema del, uh, dello scialle che si arriccia. Se invece scendete sotto. Eh, il numero di giri che vi sto consigliando, allora a quel punto lo scialle potrebbe magari non come questo, perché ovviamente questo l'ho fatto talmente piccolo che è quasi eh, normale che arricci. Anche se devo dirvi la verità, se io questo lo mando al bloccaggio, un po' comunque si tira però mai, mai, come non mi verrà mai dritto come eh, l'originale, come, come questo, vedete questo è perfettamente dritto, non arriccia, non ha, assolutamente non fa nessuna curva strana. Quindi io eh, mi sento di consigliarvi, se volete farlo più grande, perché questo qua ha un'apertura, quindi una lunghezza, una larghezza più che lunghezza, quindi da punta a punta laterali. È tutta la mia apertura delle braccia che più o meno è 1,60-1,70 eh, quindi eh, vi dico anche che più o meno ecco questa la, la punta rimane sui 70-80 centimetri quindi da punta a bordo eh, dritto quindi da inizio lavoro a punta io spero che vi sia piaciuto questo, questo tutorial, che è veramente lungo, ma questo scialle andava spiegato proprio in questo modo, altrimenti sarebbe stato anche incomprensibile. Io vi, ri, ehm, vi ridico che ho fatto appunto con il Bactus, quindi così com'è, che non è neanche tanto piccolo, perché comunque l'apertura delle braccia a me la prende tutta e almeno 80 cm di punta ce l'abbiamo io con una, sola, uh, e un, con una sola cake e un uncinetto numero 4 di uh, aurora preso da un filo di passione ho fatto quindi con, un, con una sola cake ho fatto il mio scialle se volete fare uno scialle più grande quindi che non rimane battus ma rimane proprio un bello scialone grande io vi consiglio almeno una cake e mezza barra 2 eh, detto questo, vi invito sempre a venirmi a creare nel mio gruppo Facebook Creando con Luci. Eh, vi mando di nuovo un abbraccione grande, grazie sempre per l'affetto che mi regalate. Ciao ciao, da Luci. Al prossimo tutorial, ciao.